Ciao Rim, io sono Alessio Cocchi, pianetaempoli.it, benvenuto Grazie. ad Empoli. Senti, parto con una domanda banale. Cosa ti ha spinto a scegliere Empoli? Tu hai conquistato la Serie A sul campo con il Verona, potevi in qualche modo anche rimanere nella massima categoria. Quali sono stati gli stimoli che ti hanno spinto a sposare questo progetto in una squadra che comunque voglia, diciamocelo, di provare a tornare in quella serie? Diciamo che innanzitutto sono contentissimo di essere qua, perché non sono parole che devo dire io, ma il lavoro che ha fatto l'Empoli in questi anni è straordinario. E diciamo che di là mi erano state sbarrate un po' le strade perché c'erano delle, non dico incomprensioni, però non era adatto al nuovo allenatore, al nuovo metodo, e quindi io piuttosto che star lì e non giocare, magari giocare poco, ho deciso di intraprendere subito un altro cammino e questa è stata la mia scelta. E Empoli è stata l'unica squadra che io ho voluto. Ho parlato col direttore che mi ha fatto un'ottima impressione, poi lui è stato bravissimo a convincermi in mezzo secondo a venire qui. Se ti arrivi in una squadra, Tommaso Carmignani, la Nazione Radioleghi, arrivi in una squadra che sta cambiando e che cambierà ancora, perché insomma, quasi tutti i giocatori dell'anno scorso sono andati via, se tu sei uno dei nuovi, ma ne arriveranno anche altri nuovi, so che sei uno dei più esperti per questa categoria, nonostante sei ancora giovane. Ti chiedo se ti è stato chiesto anche, oltre ovviamente al contributo che dovrai dare in campo, anche un ruolo, diciamo, fuori insomma, fuori dal campo nello spogliatoio, soprattutto nei più giovani, in virtù proprio dell'esperienza anche a altri livelli che hai avuto. Sì, diciamo che l'anno scorso credo ne siano rimasti pochissimi, adesso rientra qualcuno dei nazionali, però c'è gente più grande di me che ha molta più esperienza, come Mimmo e come Luca, che arrivano da diversi campionati più importanti dei miei. Io faccio il giocatore, faccio l'uomo e cerco di fare il massimo prima in campo e dopo tutto quello che succede fuori viene da sé, in base alla disciplina che uno ha, in base a tutto quello che gli è stato insegnato negli anni passati. Credo che tutto ciò deriva dal settore giovanile che uno fa e credo che qua lavorino molto bene, quindi ai ragazzi nuovi c'è ben poco da insegnare, devono solo intraprendere il cammino che vedono nei grandi. Andrea Mastroventi, Radio Bruno, ti chiedo le tue prime impressioni su Empoli, sulla città e anche il tuo primo impatto con i compagni di squadra. E la città non l'ho ancora vista, quindi sono direttamente andato in ritiro. Però il centro su Monteboro è molto bello, cose che poche squadre possono vantare di avere. L'impressione con la squadra è che ci sono tanti ragazzi che vogliono e hanno voglia di dimostrare. Adesso vedremo con con le persone nuove che arriveranno come riusciremo a fare prima di tutto un gruppo, una squadra che ha voglia di ambire. Poi tutto il resto si vedrà. Senti, arrivi dal Beautiful di Treno, tanto. Arrivi sulla carta come fantasista. In verità io mi ricordo di averti visto giocare contro l'Empoli anche ad Ameviano col Cesena, cioè centrocampo puoi fare più cose. Diciamo che quando ho fatto il mediano no, l'anno scorso, 2 anni fa, e arrivavo da un infortunio al ginocchio, quindi ero un po' più statico. Però ho ricoperto tutti i ruoli perché comunque con Di Francesco a Sassuolo ho fatto sia la mezzala che l'esterno, a Cesena ho fatto anche la seconda punta, cioè ho fatto sempre la seconda punta, il trequartista, quindi mi so adattare benissimo a diversi ruoli. Ho questa piccola fortuna. Rimango un po' su questa tematica, siccome qua si fa il 4-3-1-2, perlomeno sulla carta tu sarai quell'uno, se questo è comunque un fattore che ti stimola maggiormente, è comunque forse tra tutti il ruolo in cui si può vedere anche il miglior Karim Larrivé. È un ruolo che mi piace, certo, però il miglior giocatore lo si vede nel contesto giusto quando la squadra gira. Sicuramente ognuno di noi deve mettere del suo in qualsiasi ruolo fa e poi tutto il resto viene in automatico. Diciamo che qua sono passati tanti trequartisti bravi che adesso sono ad ottimi livelli, quindi vedremo di fare altrettanto bella figura come hanno fatto loro. Se tu non campionato di Serie B, insomma, lo hai appena, cioè, conquistato un obiettivo importante col Verona,
ogni stagione ovviamente fa storia a sé, anche l'Empoli non ne fa vinto il campionato, però che tipo di stagione sarà secondo te la prossima, che avversari saranno e cosa servirà per fare bene? Servirà tanta determinazione, tanta voglia di voler portare a casa partita dopo partita qualcosa di importante, perché è un campionato talmente strano che negli ultimi 2 o 3 anni quella che è salita dalla C è andata direttamente in A, quindi non possiamo purtroppo far calcoli. Se fosse così semplice sarebbe come giocare a fantacalcio, però vediamo appena inizierà tutto, vediamo chi saranno le nostre rivali. Noi comunque punteremo sempre a far meglio ogni partita e cercheremo di guadagnarci quello che ci aspetta sul campo e non solo con i nomi sulla schiena. Senti, dicevi prima, insomma, a Verona avresti avuto un ruolo, diciamo così, non di primissimo piano con il cambio d'allenatore. Mi riallaccio a una dichiarazione del direttore sportivo Accardi di pochi giorni fa, che cercava giocatori con il fuoco dentro. Immagino ce l'abbia e te l'ha accesa anche questo fatto di non poterti gustare quello che ti sei conquistato. Sì, io ho vinto 3 campionati in Serie A, cioè di Serie B. Il primo col Sassuolo è molto giovane, il secondo col Bologna avevo fatto molto bene, poi c'è stato un cambio di società, di direttore, quindi non sono rientrato nei piani, e anche questa volta per l'ennesima volta non sono rientrato nei piani, quindi ho tanta voglia di provarci, di riprovarci e di giocare in una categoria, la categoria più ambita da tutti, insomma, però vediamo cosa accadrà. Questo è il momento del perfettore, di qua ha 28 anni, è una grande esperienza. Secondo me tu sei uno di quelli che ha raccolto molto meno di quelli che ha seminato, te lo dico francamente, per quello che hai espresso. Che momento è questo qua? Perché al di là dell'ambizione sportiva magari di conquistare, perché non, la Serie A sul campo, ma in generale anche magari per dimostrare forse veramente chi sei. Io ho sempre voglia di dimostrare ciò che sono e ciò che penso di essere, insomma, e 2 anni fa, dopo una piccola storia, dopo che avevamo conquistato l'Europa League col Sassuolo, mi sono rotto il ginocchio. Arrivo l'estate e non avevo un'offerta, neanche in B. Sono dovuto andare a Cesena, ripartire e riconquistarmi tutto. Sono arrivato a Verona, mi sono riconquistato, insomma, qualcosa di importante, e adesso devo dare continuità a tutto sto lavoro.